tutti e benvenuti in questo nuovo video dove ci troviamo circondati da un bellissimo campo di girasoli, uno dei miei fiori preferiti. In questo video vi svelerò i miei segreti e top trucchetti che utilizzo in cucina e che ogni vegano e non vegano dovrebbe sapere. Iniziamo! Numero 1! Sicuramente il lievito alimentare in polvere, che è stata definita praticamente la droga dei vegani perché è molto molto simile al parmigiano sia come sapore che come consistenza, e io adoro metterlo sopra la pasta al pomodoro. Inoltre ha tantissime fibre e proteine, quindi dovete assolutamente provarlo. Numero 2, gli anacardi sono la magia dei vegani, perché con gli anacardi si può fare letteralmente qualsiasi cosa. Se non lo sapevate, sono delle specie di noci a forma di C, così. Praticamente con gli anacardi si può fare tantissimi tipi di formaggi, sia solidi che più cremosi, e tipo la cheesecake, quindi dovete assolutamente aggiungerli alla vostra cucina. Numero 3. Sostituti del latte vegetale. Ebbene sì, nel 2018 il latte è diventato poco di moda e tutti lo sostituiscono con alternative vegetali. Un esempio può essere fatto benissimo in casa con il cocco o con le mandorle. Andiamo a metterne mezza tazza in un frullatore insieme a 4 tazze, circa un litro di acqua. Frulliamo il tutto e ciò che rimane viene filtrato attraverso o un panno, diciamo a maglia molto sottile, e quindi il latte rimane perfettamente cremoso e liquido con la giusta consistenza, e ciò che viene filtrato è il cosiddetto pulp. Possiamo utilizzare per fare ad esempio una torta con la farina di mandorle o con la farina di cocco, di nocciole, ci sono veramente tantissimi utilizzi. Numero 4. Utilizzando arachidi, mandorle, nocciole tostate, si può creare il burro. Infatti io amo alla follia il burro d'arachidi, che si crea semplicemente con arachidi non salate che vengono frullate finché non diventano cremosi. Vi giuro che diventa un burro d'arachidi di una cremosità ineguagliabile, che amo mangiare con banane e praticamente su qualsiasi cosa. Numero 5. Si può sostituire il burro con l'avocado. Lo sapevate? Beh, in effetti l'avocado è veramente un alimento magico che può essere utilizzato per creare mousse oppure come sostituto molto molto più salutare del burro nelle vostre torte. Numero 6. Come sostituire le uova in una dieta vegana? Punto interrogativo. La risposta è abbastanza semplice. Quelle più famose sono sicuramente un cucchiaio di semi di lino frantumati, quindi macinati, con 3 cucchiai di acqua, mescolate e lasciate agire per 10 minuti, oppure con un cucchiaio di semi di chia e 3-4 cucchiai d'acqua. Diventano veramente di una consistenza molto simile all'uovo. Poi potete anche utilizzare mezza banana, un panetto, metà panetto di tofu, o ad esempio il purè di mela. Esistono veramente tantissime alternative e questa è una foto di tutti i sostituti dell'uovo in circolazione vegani. Probabilmente non sapevi che i ceci hanno un'acqua di cottura che ha delle proprietà magiche, la cosiddetta acquafaba. Ebbene sì, se frullate, se battete, diciamo, l'acquafaba come con una frusta elettrica, come si batterebbe un uovo, oddio questo verbo è strano, in ogni caso con una frusta elettrica potete farla diventare quasi della consistenza di un albume montato, ecco il verbo giusto, montare.
potete montare a neve l'acqua di cottura dei ceci e creare o un sostituto dell'albume per le vostre torte e meringhe, oppure una panna molto molto leggera e light che può essere utilizzata nelle mousse o addirittura mangiata così come ho fatto io con dei biscotti. Numero 8. Parlando di ceci, mi è venuto in mente che dovete assolutamente aggiungerli alla vostra cucina come ingrediente staple, perché si possono fare tantissime cose con i ceci, io li amo. Ad esempio hummus, una crema, ad esempio falafel, un piatto tipico dell'est, ad esempio cookie dough, una crema alla cui aggiungerete delle chocolate chips. Un'idea molto molto figa! Numero 9. Se avete della frutta troppo matura, come le banane, le pesche, kiwi, qualsiasi cosa, quello che dovete fare è molto semplice. Tagliate e mettete a pezzetti in freezer. Così, quando volete, potete semplicemente buttarli nel frullatore con un goccio di latte o anche senza e creare dei frullati e dei banana ice cream, quindi gelati di banana aromatizzati a qualsiasi cosa, buonissimi! Ah, addirittura milkshake! Ve lo consiglio assolutamente, il freezer è il mio amico. Infine il numero 10 riguarda il nostro caro amico tofu, che può essere utilizzato come sostituto della mozzarella in un buonissimo piatto di pomodori e tofu. Ma ciò che vi consiglio per donargli un gusto meraviglioso è marinarlo. Ah, oddio, un'altra cosa magnifica che potete utilizzare con il tofu è per fare le scrambled eggs, ovvero praticamente spiaccicate il tofu in tanti pezzettini che assomigliano uova e lo buttate in padella con un po' di cipolla soffritta e aggiungete la curcuma, una spezia magica che gli darà il colore giallo e sembreranno delle uova sul serio. Yeah!